Il Papa prega per la giornalista maltese uccisa, mentre lo IOR denuncia al Tribunale dell'Isola le operazioni finanziarie spericolate che sono costate alle casse vaticane 17 milioni di euro, taglia del governo da 1 milione di euro per trovare il killer di Daphne Galizia. Il figlio: siamo in un paese mafioso governato da corrotti. Il Papa prega per la giornalista maltese morta. Mentre lo IOR. Papa Bergoglio ha inviato un telegramma di cordoglio per la tragica morte della giornalista Daphne Caruana Galizia, avvenuta lunedì scorso a Malta, tramite l'esplosione di un'autobomba. Nel messaggio inviato dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin all'arcivescovo di Malta offre preghiere per il suo eterno riposo e vicinanza alla famiglia. Il Papa assicura la sua vicinanza spirituale al popolo maltese in questo momento difficile. La giornalista uccisa era seguitissima nel suo blog di denunce contro la corruzione. Daphne ha denunciato diversi traffici illeciti. La situazione è disperata, aveva appena scritto la giornalista nel suo ultimo post, ovunque io guardi, vedo solo corruzione. Scriveva per mettere a nudo le distorsioni esistenti sull'isola, a fronte di quasi 70.000 società offshore, senza contare le sedi dei più grandi gruppi mondiali del gioco d'azzardo, fra tasse vantaggiose, finte residenze, facili riciclaggi, segreti bancari ben custoditi. Recentemente anche la Banca del Vaticano, lo IOR, ha intrapreso una clamorosa azione civile nel Tribunale di Malta per denunciare una serie di investimenti dannosi che sono costati alle casse vaticane 17 milioni di euro. Si tratta di operazioni finanziarie risalenti all'inizio del 2013 con un investimento iniziale che ammontava a 17 milioni. Anche se i danni effettivamente subiti dovranno essere quantificati dalla Corte di Malta. Malta, taglia da 1 milione per scovare killer di Daphne. Luca Mirone per l'ANSA. Un milione di euro per chiunque fornisca informazioni utili a trovare gli assassini di Daphne Caruana Galizia. Anche in via confidenziale. Il governo maltese tenta un'altra strada, definita dai media senza precedenti, per far luce sul caso della giornalista anticorruzione fatta saltare in aria con una bomba nella sua auto lo scorso 16 ottobre. La 53enne Caruana Galizia aveva portato a galla il ramo maltese dello scandalo Panama Papers sui paradisi fiscali, provocando grande imbarazzo tra i palazzi del potere alla Valletta e del governo di Joseph Muscat. Anche perché le rivelazioni della reporter chiamavano in causa la moglie del premier per presunte operazioni finanziarie opache. Lo stesso Muscat, che è tornato in sella dopo nuove elezioni, dopo l'omicidio ha assicurato che avrebbe fatto di tutto per cercare la verità, nonostante la giornalista uccisa lo avesse ripetutamente criticato. Adesso, il premier ha rilanciato con un'iniziativa che evoca metodi d'altri tempi, ma formalizzata da un comunicato ufficiale, 1 milione di euro a chiunque fornisca informazioni per identificare i responsabili dell'omicidio. Perché questo è un caso di straordinaria importanza e richiede misure straordinarie e deve essere fatta giustizia, qualunque sia il costo, ha spiegato il governo, promettendo la piena protezione, garantita da una legge sugli informatori, a chi testimonierà sotto giuramento davanti ad un magistrato inquirente ed in tutte le fasi successive del processo.
a patto che le informazioni siano corredate da prove. Le testimonianze, si specifica, potranno essere fornite alla polizia anche in via confidenziale. Tale precisazione evoca l'ambiente estremamente torbido in cui l'omicidio della giornalista è maturato. E che il figlio ha descritto senza mezzi termini, parlando di un paese mafioso governato da delinquenti e corrotti, con un clown come premier di cui ha chiesto le dimissioni. Mia madre, ha denunciato Matteo Caruana Galizia, è stata assassinata perché si era messa di traverso fra lo Stato di diritto e chi vuole violarlo, e in questa battaglia era sola. Le indagini, in effetti, si avvalgono anche del contributo di FBI e Scotland Yard, e questo fa pensare che la giornalista abbia fatto un grosso squarcio nel velo degli affari della criminalità organizzata internazionale. Per averne un'idea, è emerso ad esempio che l'esplosivo piazzato nella sua auto era molto più potente di quello utilizzato in altri 5 attentati dinamitardi compiuti nell'isola negli ultimi 6 anni ed attribuiti a regolamenti di conti tra gang criminali rivali.